Il magnifico impero degli Aztechi. Una delle più potenti civiltà che il mondo abbia mai conosciuto. Gli Aztechi erano temibili, intelligenti, una forza da non sottovalutare. 700 anni fa dominavano il Messico. Erano guerrieri spietati e abilissimi ingegneri. Ma dopo solo 200 anni di storia, il loro vasto impero è stato spazzato via dagli invasori spagnoli. Non avevano mai visto né armi di metallo né da fuoco. Era come se gli spagnoli dominassero il tuono e il fulmine. Da secoli, gli archeologi cercano di capire chi fossero gli Aztechi e come abbiano creato quel grande impero. Una serie di nuove indagini e un esperimento rivoluzionario potranno contribuire a risolvere questi misteri. Era una società che raggiungeva tutti gli obiettivi che si poneva e che costruì siti straordinari. Le nostre telecamere hanno avuto l'opportunità unica di seguire gli archeologi all'interno di siti che pochi hanno visto. Dai nuovi scavi che rivelano sorprendenti segreti sulla vita e la morte degli Aztechi. Abbiamo trovato resti umani. Due lunghe ossa. Agli spettacolari disegni che potrebbero svelare la verità sulle loro origini. Questi straordinari indizi e il pionieristico tentativo di costruire una piramide azteca. Questa esperienza mi sta insegnando quanto lavoro ci voglia veramente per costruire una di queste strutture. Potranno fare luce sugli incredibili segreti degli Aztechi e svelare come fosse la vita di uno dei più grandi imperi della storia. Nel XV secolo, gli Aztechi hanno fondato l'impero più temibile del continente americano e hanno regnato su una delle più grandi città al mondo. Nel suo cuore hanno costruito straordinarie piramidi per venerare le loro divinità e hanno attinto a risorse provenienti da ogni parte di quel vasto impero. Oggi gli archeologi vogliono scoprire come potessero controllare un territorio così esteso. Un indizio si trova qui, a Metepec, 55 chilometri a ovest di Città del Messico. Su questa collina hanno fatto una macabra scoperta. Gli scheletri di 118 uomini e donne. Alcuni sono stati sepolti in tombe poco infossate, altri a quasi 2 metri di profondità. Alcuni erano in posizione supina, altri avevano le ginocchia piegate. Alcuni avevano del vasellame accanto, altri no. Tutti gli scheletri risalgono al XV secolo, quando l'impero azteco raggiunse il suo apogeo. Cosa possono dirci queste sepolture sulla potenza degli Aztechi? L'archeologa Carmen Carbajal sta esaminando uno degli straordinari scheletri rinvenuti nel cimitero. Sarebbe davvero utile se questo individuo potesse parlare e rivelarci qualcosa della sua vita. Le dimensioni delle ossa e del cranio suggeriscono che fosse un maschio di circa 35 anni. Sotto la mandibola, una pietra scura fornisce a Carmen un indizio sulla sua vita. Qui abbiamo un oggetto fatto di ossidiana. È un besote e veniva posto su questo punto del mento. Carmen pensa che questa pietra indicasse uno status sociale elevato. Dato che questo individuo apparteneva alla nobiltà, nell'ora della morte gli è stato riservato un trattamento speciale. Accanto al corpo sono state trovate delle offerte, utili al defunto nella vita ultraterrena. Possono aiutare Carmen a comprenderne la provenienza? Tutto questo vasellame è di fattura azteca. I malacate, i sigilli,
gli oggetti in rame, le pinze, l'ago. Le offerte provano che l'uomo fosse azteco. Molti corpi, però, non sono stati sepolti con gli stessi oggetti. Carmen pensa che alcuni scheletri non fossero aztechi, ma membri della tribù dei Matlatzinca. Perché seppellire gli aztechi accanto ai Matlatzinca? Quando gli aztechi giunsero nella valle di Toluca, il territorio era controllato dalla tribù dei Matlatzinca. La prima cosa che fecero fu sottometterli. Dopo averli sconfitti, gli aztechi li hanno integrati nel loro impero. I Matlatzinca combattevano nell'esercito azteco e le due tribù vivevano l'una accanto all'altra. Era abitudine degli aztechi convivere con i loro ex nemici, ma Carmen vuole scoprire in che modo esercitassero il controllo. Nella vicina Calistla Huaca, gli archeologi hanno scoperto un indizio. A differenza della maggioranza dei loro monumenti, questa struttura è rotonda. Le mura circolari sveleranno a Carmen come gli aztechi esercitassero il potere? La sua forma indica che era una struttura dedicata alla divinità Quetzalcoatl Ecatl, il dio del vento. I templi dedicati al dio azteco del vento non hanno un orientamento specifico. Sono realizzati in modo che il vento gli soffi attorno, qualunque sia la direzione da cui proviene. È rotondo perché questa forma simboleggia il movimento del vento. Carmen entra nel tempio per dare un'occhiata da vicino e scopre un affascinante segreto. Non è solo un tempio azteco. Ci sono strutture in pietra più antiche, nascoste nelle sue mura. Su questo lato c'è una scalinata di un'epoca precedente a quella degli aztechi. Il singolare tempio rotondo contiene al suo interno un altro tempio. Quando gli aztechi presero il controllo della regione, non distrussero le strutture esistenti, semplicemente ci costruirono sopra. Gli aztechi costruivano sugli edifici preesistenti, forse per riutilizzarli, ma soprattutto per ragioni simboliche. Era un modo di annullare il potere precedente e imporre il loro. Il tempio è dunque un esempio di come gli aztechi imponessero il loro dominio. E non conquistarono solo i Matlatzinca, ma sottomisero l'intera regione. Com'era la vita quotidiana nelle città che governavano? Questa è Tlatelolco. 600 anni fa era la seconda città più importante delle Americhe. A 2 chilometri dal Templo Mayor, Tlatelolco era la principale città commerciale degli Aztechi. Nel suo cuore si ergeva un grande complesso cerimoniale con una magnifica piramide al centro. Il mercato era il più grande e il più importante dell'impero, visitato ogni giorno da 25.000 persone. Tlatelolco era il centro dei commerci. Oggi, nuovi scavi hanno svelato oscuri segreti nascosti nel centro della città. L'archeologo Salvador Guillem sta eseguendo degli scavi in un nuovo sito a Tlatelolco. È chiamato il Grande Sotterraneo. Quando abbiamo cominciato a studiare l'archeologia di questo sito, ci siamo posti delle domande ben precise. Come furono costruite queste strutture e a quale scopo?
Guillem spera di scoprire che uso facessero gli Aztechi degli edifici cerimoniali nelle città del loro impero. Ci sono aree colorate su questo pavimento? C'è del nero. Niente rosso. È tutto nero. La pietra nera del pavimento e la pietra rossa che decora le mura indicano che questo edificio era probabilmente dedicato al dio della guerra. Erano case di preghiera, luoghi dove forse i guerrieri si recavano per fare atti di penitenza, come digiunare. Una specie di ayuno. In questo edificio cerimoniale, il team di Salvador ha trovato una serie di camere disposte attorno a un altare centrale. Stanno venendo alla luce vasellame e incensieri. Una piastra. Hanno appena scoperto qualcosa di scioccante. Ossa umane. In questo spazio abbiamo trovato resti umani, due ossa lunghe. Qui venivano fatti sacrifici umani per onorare gli dei. Ora Paola, l'archeologa, sta cercando altri elementi legati a questi sacrifici per capire a quale dio sia stata offerta questa vittima. I monumenti cerimoniali come questo erano fondamentali per la società azteca. Ma i segreti della loro realizzazione sono rimasti nascosti per secoli. In un cantiere alle porte di Città del Messico, l'archeologo David Walton e l'architetto Lucas Cantù sono ancora impegnati in un rivoluzionario esperimento per costruire una piramide azteca. David e Lucas hanno completato il primo livello della loro piramide. Ora devono costruire un altro livello. Stiamo iniziando il secondo livello. I fili tesi servono a segnare le angolazioni corrette. Costruiamo basandoci sulla loro posizione. Mentre si aggiunge peso in cima alla piramide, il team cerca di capire in che modo gli Aztechi riuscissero a impedire alle mura di cedere. Una parete inclinata, se non è sostenuta da qualcosa, tende a crollare sotto il proprio peso. Riempiono l'interno della piramide di frammenti di tesontle, una roccia vulcanica, per consolidarne la struttura. Le piramidi egizie ospitavano i corpi dei defunti, mentre quelle azteche erano piene di tesontle. Eventuali aree usate come depositi di offerte votive in onore degli dei dovevano essere ricavate agli angoli della piramide, di fronte alla scalinata o sotto le fondamenta, in una camera creata prima di erigere la struttura. Man mano che la struttura cresce in altezza, David e Lucas devono assicurarsi che le pietre aderiscano bene. Sperimentano il metodo azteco per la produzione della malta. La prima cosa da fare è polverizzare il tesontle. Sì. Come facciamo? Ho preso dei frammenti di roccia e li ho frantumati in questo modo. Ora passali al setaccio. E poi aggiungiamo la calce. Mescolano il tesontle finemente macinato con la calce che gli Aztechi ricavavano dalla pietra calcarea. Se cuoci la pietra calcarea ad alte temperature, quando aggiungi l'acqua ottieni una reazione che porta alla formazione di questa polvere gessosa. Puoi aggiungere dell'acqua? Sì. Sarà questa a tenere insieme la piramide? Sì, le darà stabilità. La malta è fondamentale. Servirà a tenere in piedi le mura. L'esperimento obbliga David a rivedere le sue teorie sui metodi di costruzione degli Aztechi.
Questa esperienza finora mi sta facendo capire quanto lavoro fosse necessario. Non parliamo di un processo che si esauriva nell'arco di una settimana o di un mese. Ci volevano anni per costruire queste grandi strutture. Grazie alla manodopera proveniente da tutto l'impero, gli Aztechi avevano sia i materiali che la forza lavoro necessaria per costruire le loro incredibili piramidi. Ma in che modo mantenevano il controllo sui sudditi e sulle risorse? A Tenochtitlan, David esamina le rovine della città per scoprire in che modo l'impero dipendesse dalla forza militare. Un indizio potrebbe essere in uno degli edifici adiacenti al Templo Maior. Mentre lavoravano al Templo Maior, gli archeologi hanno scoperto una nuova struttura a nord. All'esterno, una scalinata è fiancheggiata da sculture di aquile. E vicino si erge un muro con dei teschi scolpiti. All'interno, le panche sono decorate con immagini di guerrieri. Due statue di Meklantikutli, il dio della morte, sorvegliano una delle entrate. Alla gabbia toracica aperta e il fegato che pende. Osservando questa scultura, potremmo pensare che è terrificante, truculenta, sgradevole da guardare, ma per gli Aztechi i concetti di vita e di morte erano interconnessi e il passaggio nell'aldilà era qualcosa di desiderabile. Tutti i riferimenti alla guerra e alla morte indicano che questo edificio doveva essere una delle strutture più importanti nel distretto sacro della città. La casa dei guerrieri Aquila. I guerrieri Aquila erano l'élite dei guerrieri aztechi. Qui nella loro casa meditavano, pregavano, celebravano cerimonie e organizzavano forze armate. Tutto in questo luogo. I figli delle famiglie nobili ricevevano un intensivo addestramento militare per essere trasformati in guerrieri Aquila, i più temuti guerrieri aztechi. Portavano un copricapo a forma di aquila, avevano scudi decorati con penne e lance con lame di ossidiana affilate come rasoi. Ma molte armi azteche, come il propulsore per lance, l'Atl-Atl, non erano concepite per uccidere, bensì per stordire. Il compito principale di un guerriero aquila era fare prigionieri, in modo che potessero essere sacrificati per compiacere gli dèi. Le forze elitarie dell'esercito azteco, come i guerrieri aquila, erano la vera arma segreta che ha consentito agli aztechi di conquistare e sottomettere i popoli mesoamericani. I guerrieri aquila di Tenochtitlan erano il cuore pulsante di un'impressionante alleanza militare. Per controllare al meglio il loro impero, gli aztechi avevano unito le forze a quelle di Texcoco a est e Tlacopan a ovest. L'alleanza si consolidò rapidamente e conquistò un'area di circa 220.000 km quadrati che si estendeva da costa a costa fino al Guatemala a sud. Malgrado la sua abilità e la sua efficienza, l'esercito azteco rimane ancora oggi avvolto nel mistero. Come si entrava a far parte di questa elite? Ottanta chilometri a sud-ovest del Templo Maior, a Malinalco, l'archeologa Beatrice Sugniga è in cerca di un tempio che potrebbe darci informazioni sull'elite militare azteca. Per trovarlo deve salire 427 gradini fino alla cima della collina, a 120 metri di altezza rispetto alla valle. Uff, che fatica! Che fatica! Gli aztechi dovevano essere in gran forma. In cima, Beatrice trova insolite statue di animali ai lati della scalinata che conduce al tempio. Su ogni lato c'è la statua di un giaguaro. Sono sculture ben fatte e sono state ricavate dalla pietra della collina. Sobre la piedra natural del cerro.
Le statue dei giaguari rivelano che questo tempio era usato da un'altra divisione d'élite dell'esercito azteco. I guerrieri giaguaro. Beatrice ispeziona il tempio. All'interno trova tre sedili. Due sono aquile con le ali aperte. Uno ha la forma di un giaguaro. Le orecchie sono appuntite. Qui abbiamo il naso, le gengive e i canini. I sedili rivelano che qui si riunivano sia i guerrieri aquila che i giaguaro per celebrare dei riti. In questo spazio avevano luogo le iniziazioni dei guerrieri aquila e giaguaro. Beatrice trova qualcosa di ancora più interessante. Al centro della stanza c'è un altare. Dietro c'è un foro rotondo nel pavimento. Ci sono prove documentate che i guerrieri si sacrificassero spontaneamente. Offrivano il loro sangue. Questo era un ricettacolo concepito appunto per contenere il sangue che avevano intenzione di offrire. Gli aztechi che desideravano diventare guerrieri aquila o giaguaro venivano qui per offrire il loro sangue agli dei nei riti di iniziazione. Diventavano così parte di una temibile classe guerriera, pronta a combattere e a uccidere per l'impero. Cosa succedeva ai popoli conquistati? All'Università di Sheffield, la storica Caroline Dodds Pennock ha deciso di consultare il codice fiorentino per scoprire cosa accadesse ai popoli sconfitti dai guerrieri aquila e giaguaro. Questa immagine, sebbene chiaramente fuori scala, è un'eccellente rappresentazione di come i sacrifici umani fossero una pratica quotidiana nella cultura azteca. Vediamo quattro sacerdoti. Tre tengono fermi gli arti della vittima distesa su una pietra sacrificale. Al centro c'è il quarto sacerdote che estrae il cuore dal petto. Nel corso di una cerimonia sacrificale, la vittima, solitamente un prigioniero di guerra o un criminale, era condotta sulla gradinata che portava al tempio. I sacerdoti aztechi aprivano il petto della vittima, ne estraevano il cuore ancora pulsante e lo offrivano agli dei. Si stima che sacrificassero oltre 20.000 uomini, donne e bambini ogni anno. Quello che a noi sembra raccapricciante era una necessità per gli aztechi. I sacrifici appagavano gli dei, assicurando che il sole sorgesse ogni giorno. Offrire vite umane era inevitabile per gli aztechi e la morte era solo l'inizio del rituale di cui la vittima era protagonista. A Calistrahuaca, gli esperti sono in cerca di indizi che rivelino cosa accadesse al corpo dei sacrificati. L'archeologa Carmen Carbajal ha trovato qualcosa. Piccole pietre rotonde che sporgono da una parete curva. Qui sono rappresentati dei teschi scolpiti nel Tezontle. Questi teschi di pietra ci svelano la macabra verità sul destino delle vittime dopo la morte. I crani venivano separati dal corpo e forati all'altezza delle tempie per potervi inserire un'asta. Poi erano collocati su apposite rastrelliere che venivano esposte nella piazza antistante il Templo Mayor. I teschi erano esposti per mostrare il potere degli aztechi e terrorizzare i nemici. Le piramidi avevano un ruolo decisivo, perché il luogo scelto per il sacrificio era fondamentale per la riuscita del rito.
David e Lucas devono affrontare la sfida più grande: capire in che modo gli Aztechi costruissero le loro strutture. Intanto al cantiere, il secondo livello della piramide azteca è stato terminato. Ora bisogna iniziare a costruire il terzo e ultimo livello. A questo punto si trovano alle prese con il problema più complesso che i costruttori aztechi dovevano superare. Uno dei problemi da risolvere riguarda l'altezza della nostra piramide. Come portare questi blocchi al livello superiore? Se pensiamo alle piramidi azteche, la differenza di altezza tra i vari livelli era molto maggiore. Suppongo che si verificassero spesso degli incidenti e che i blocchi di pietra cadessero sugli operai, causando feriti o addirittura morti. Era uno dei pericoli connessi al processo di costruzione di queste piramidi. Era un lavoro sfiancante e pericoloso. David crede che gli Aztechi lo sopportassero perché era parte integrante della loro cultura. La costruzione di templi come questi veniva fatta con grande dedizione. Era qualcosa a cui teneva l'intera comunità. Non c'era un tiranno che ordinava «costruitemi una piramide». Era un'intera civiltà che diceva «ci serve una piramide, dedichiamole fatica, sudore, sangue e lacrime e costruiamola per il bene di tutti». David deve aggiungere alla piramide il tesontle rosso che ha precedentemente tagliato. Il team lo inserisce nelle mura. L'abbiamo estratto a mano dalla cava e portato fin qui. Vederlo ora nella piramide è gratificante. È una sensazione bellissima. La costruzione di queste strutture coinvolgeva quasi tutta la società. Com'era la vita sotto il dominio azteco? Oggi a Tenayuca, i ricercatori stanno scoprendo sempre di più sulla vita di questo popolo. L'archeologa Beatrice Zúñiga studia i resti di un antico quartiere. Gli Aztechi avevano un rigido sistema di classi che determinava lo stile di vita. Tutte le popolazioni dell'era preispanica vivevano in città divise in settori. In un'area c'era il centro cerimoniale, in un'altra area c'erano i palazzi e in un'altra ancora viveva il grosso della popolazione. Beatrice sta esaminando le rovine di una casa per scoprire chi vi abitasse. Il materiale proveniva da una cava. Questo significa che per costruire una casa bisognava trasportare qui le pietre e assumere degli esperti per tagliarle. È chiaro che non poteva farlo una famiglia di contadini. Questa ricca famiglia ha aggiunto delle stanze alla casa nel corso del tempo. È possibile notare i punti in cui furono aggiunte delle camere da letto. Sono stati costruiti addirittura altri livelli per ingrandire di più l'abitazione. Per questo troviamo una serie di stanze che all'improvviso diventano più strette, poi più ampie e poi scendono. Le case si ingrandivano con l'allargarsi delle famiglie. Nell'impero azteco, genitori, nonni e bambini vivevano tutti sotto lo stesso tetto. Una popolazione in rapida espansione significava che gli Aztechi potevano attingere a una grande forza lavoro per erigere le piramidi. Ma sfamare una popolazione tanto numerosa era una sfida enorme. All'apice del suo splendore, la capitale Tenochtitlan ospitava 200.000 abitanti. Ma era isolata, al centro di un lago. Come si procuravano il cibo gli Aztechi? Xochimilco, un sito a 25 km a sud del Templo Mayor, potrebbe offrire indizi utili a risolvere questo mistero. Qui, l'esperto Ricardo Rodriguez indaga sulle tecniche agricole degli Aztechi. Andiamo. Pronti? Questa parte di Città del Messico è l'ultima rimasta come era nell'epoca preispanica. Oggi Xochimilco è un fiorente distretto agricolo, ma mille anni fa qui non c'era terra.
C'era solo acqua. Da dove viene questa terra? Guardate quei pali. Il canale è perfettamente dritto. Si tratta di un canale artificiale, non naturale. Questi campi sono chiamati Chinampas. Gli Aztechi che vivevano a Tenochtitlan non avevano terra da coltivare o dove allevare animali. Così crearono questi campi dal nulla. Ogni Chinampa misura circa 30 metri per 3. Nel periodo di massimo splendore dell'impero occupavano quasi 90 km quadrati. Riccardo scende a riva per dare un'occhiata da vicino. La questione è: come crearono i Chinampas? In che modo li costruirono? Come fu possibile creare questi campi dal nulla? Dobbiamo chiederci questo. Riccardo incontra Ciuccio, che oggi coltiva i Chinampas. Gran parte delle informazioni viene tramandata di generazione in generazione. È stato mio padre a insegnarmi come si crea un Chinampa. Usano strumenti e tecniche antiche per realizzare un modello di Chinampa e capire in che modo gli Aztechi li creassero. Innanzitutto dobbiamo piantare 4 pilastri nell'acqua, ben saldi sul fondale, delimitando un'area di forma quadrata. Il team di Ciuccio si assicura che i pali siano ben piantati sul fondale del lago. Se non fosse così, l'intera struttura potrebbe crollare. Poi utilizzano rami e canne per collegare i pali e riempiono lo spazio centrale con l'erba per creare un isolotto. Infine aggiungono strati di argilla per consolidare il Chinampa. Il fango ha un odore orribile perché è ricco di escrementi di pesci. Credo che ai tempi degli Aztechi contenesse anche escrementi umani. Ora è il momento di verificare se l'isolotto è abbastanza solido da poter essere coltivato. Attento a non cadere. Compattala bene. Ciuccio muove il primo passo sul nuovo Chinampa. Va bene? Benissimo. Bel lavoro. È fantastico. Ora abbiamo una piccola isola che può essere coltivata. L'esperimento è riuscito. Vengono piantati dei salici lungo il perimetro del Chinampa per stabilizzarlo. Questa è l'ultima pianta. Il Chinampa è pronto, finalmente. Bene, bravi. Isole artificiali come questa contribuirono a sostenere l'espansione dell'impero azteco. I Chinampas sono molto fertili, si possono avere fino a 7 raccolti all'anno, il che significa che sono sempre produttivi. I Chinampas sfamavano la numerosa popolazione di Tenochtitlan, ma gli Aztechi dovevano risolvere anche un altro problema. L'acqua è salmastra, va benissimo per le piante, ma non è potabile. Se l'acqua del lago è salata, come si procuravano quella potabile gli abitanti di Tenochtitlan? A Tezcoco, 30 km a est del Templo Mayor, l'archeologa Marta Hernández è alla ricerca di indizi per risolvere questo mistero. Tezcoco fu costruita nel XV secolo da un alleato degli Aztechi, re Nezahualcóyotl. Questo era il suo palazzo. Re Nezahualcóyotl era noto per essere un esperto di tecniche di gestione del sistema idrico. Marta va in cerca di indizi. E trova un'insolita rovina. Per incanalare l'acqua attorno a Tezcoco, re Nezahualcóyotl fece costruire un acquedotto lungo 8 km,
a 60 metri di altezza dal fondo della valle. Trasportava l'acqua dalle sorgenti d'alta quota del vicino Monte Tlaloc attraverso un sistema di canali e vasche che ne regolavano il flusso. Questo è l'ultimo degli acquedotti, perché è quello che portava l'acqua direttamente a Tezcoco, a quell'enorme recinto scavato nella roccia. L'acquedotto ci fa capire che gli Aztechi erano abili ingegneri idraulici che misero le loro conoscenze al servizio di Tenochtitlan. Distribuirono letti di canne galleggianti sul lago Texcoco e li ancorarono al fondo con stecche di legno. Quindi li ricoprirono di terra, argilla e pietra, facendoli affondare e creando isole artificiali a pochi metri di distanza l'una dall'altra. Sopra fecero passare tubature di argilla, collegate tra loro per mezzo di tronchi forati. Così facendo, crearono un acquedotto lungo 4 chilometri, che trasportava l'acqua dalle colline, attraverso il lago Salmastro, fino al cuore della città, portandola direttamente nelle case. Questi ambiziosi progetti di ingegneria richiedevano certamente una colossale quantità di manodopera e testimoniano la potenza dell'impero. Era una società in grado di raggiungere tutti gli obiettivi che si poneva e di costruire siti straordinari come questo. Dagli acquedotti alle piramidi, gli Aztechi si sono dimostrati ingegneri abilissimi. Una squadra di costruttori moderni saprà decifrare i segreti di questo successo? Al cantiere, i tre livelli della piramide sono completati. Ora Lucas vuole capire in che modo gli Aztechi usassero il calcare per decorare i monumenti. In pratica lo stucco è calcare cotto e poi macinato. Per ottenere uno stucco perfetto, Lucas mescola calce e acqua fino a formare una pasta. Creare la consistenza ideale non è facile. Troppo fluido colerebbe lungo le mura della piramide, troppo denso determinerebbe delle crepe una volta asciutto. Deve avere la consistenza del burro di arachidi o del guacamole, viscosa ma non fluida. Dato che era usata per decorare le piramidi, la calce era considerata una risorsa preziosa dagli Aztechi. Veniva richiesta come pagamento di una tassa, chiamata tributo, in tutte le regioni dell'impero assoggettate. Alcune piramidi erano rivestite di intonaco bianco, ma molti monumenti aztechi erano decorati con vari colori. Lucas e David decidono di tingere lo stucco di rosso con un minerale chiamato ematite. È uno dei minerali più comuni nella regione. Sembra crema ai mirtilli. Ho fame. Lo stucco rosso è pronto. Sarà perfetto per la nostra piramide. Lucas vuole provarlo. Questa roccia è molto porosa. Dobbiamo riempire i vuoti per ottenere una superficie uniforme e renderla più liscia possibile. Il colore è bello, lo trovo appropriato. Lucas e David hanno risolto uno dei principali misteri delle piramidi azteche. Hanno scoperto come apparissero agli occhi degli aztechi. Provate a immaginarla. Sfavillante, variopinta. Spettacolare. Gli Aztechi si procuravano i materiali per erigere le piramidi in ogni regione dell'impero, a riprova della loro grande potenza. E allora, perché questa poderosa civiltà è scomparsa? Caroline sta esaminando il codice fiorentino per scoprire il motivo del loro declino. Questa affascinante immagine ci mostra gli spagnoli che sbarcano sulla costa. Vediamo le grandi navi europee che gli Aztechi non avevano mai visto prima. Le chiamavano le Torri del Mare. Hernán Cortés era un conquistatore spagnolo.
Nel 1519 salpò alla volta del Messico con 500 uomini per impadronirsene. Gli Aztechi rimasero sbigottiti davanti alle cose portate dagli europei. Non avevano mai visto né armi di metallo né armi da fuoco. Rimasero impressionati, tanto da credere che gli spagnoli dominassero il fulmine e il tuono. Non avevano mai visto neanche bovini e cavalli. Questa immagine illustra bene il genere di cose che finirono per trasformare il mondo azteco. Nonostante i cavalli e le armi di metallo, gli spagnoli erano numericamente inferiori rispetto agli Aztechi. Conquistarli sembrava impossibile. Caroline pensa che una spiegazione del successo di Cortés si trovi nei volti degli indigeni che combatterono insieme ai suoi uomini. L'illustrazione mostra un insieme di guerrieri spagnoli e indigeni. Qui abbiamo gli spagnoli a cavallo e con le loro armature, chiaramente distinguibili dagli indigeni a piedi e armati di scudi tradizionali. Cortés convinse i nemici degli Aztechi a unirsi a lui e ben presto fu pronto ad attaccare la loro capitale. Quando Cortés giunse con l'esercito a Tenochtitlan, rimase sorpreso dalle dimensioni e dalla sua raffinatezza. Gli Aztechi offrirono a Cortés dell'oro, sperando di convincerlo a non assediare la città. Ma gli spagnoli uccisero i nobili e presero in ostaggio il re azteco Moctezuma, fino a quando gli Aztechi non riuscirono a respingerli. Allora gli spagnoli tornarono con un esercito ancora più grande e distrussero la città, uccidendo circa 250.000 persone nel corso della battaglia. Quella sanguinosa sconfitta segnò la fine della grande e potente città di Tenochtitlan. Ma cosa ne fu del resto dell'impero azteco? A Tlatelolco, David cerca di scoprire come si concluse la conquista. L'iscrizione dice: eroicamente difesa il 13 agosto del 1521 da Cuauhtémoc, Tlatelolco cadde in mano a Hernán Cortés. Tlatelolco era l'ultima roccaforte dell'impero azteco. Fu questa la loro ultima resistenza dopo che gli spagnoli li avevano sconfitti a Tenochtitlan. È il luogo dell'ultimo tentativo di resistenza, la battaglia finale, la sconfitta definitiva. David pensa di sapere perché siano rimaste così poche piramidi azteche. Se osserviamo questa chiesa, possiamo notare il tesontle, lo stesso materiale che gli aztechi usavano per erigere i templi. Gli spagnoli li abbatterono tutti e usarono il materiale per costruire le loro chiese. I conquistatori spagnoli usarono le pietre delle piramidi azteche per costruire i loro luoghi di culto, sulle stesse fondamenta. Era un modo simbolico per affermare il potere. Ma nonostante gli alleati autoctoni, le armi di metallo e i cavalli, come hanno potuto gli spagnoli infliggere agli aztechi una sconfitta così totale? David crede che quel successo sia dipeso da un altro fattore. Una delle cause che contribuirono alla conquista fu che gli spagnoli portarono con sé malattie come gli orecchioni, il morbillo, il vaiolo, che decimarono le popolazioni locali. Si stima che nel 1520 il vaiolo avesse sterminato il 40% della popolazione locale. Gli spagnoli decimarono gli aztechi e cancellarono la loro capacità di realizzare questi straordinari monumenti. Come potranno David e Lucas affrontare la fase più complessa della costruzione della loro piramide senza una guida? Dovranno procedere per tentativi nella realizzazione dell'elemento più difficile dell'intera struttura, i gradini. La scalinata è probabilmente l'elemento più importante della piramide. La funzione di una piramide azteca era permettere ai fedeli di raggiungere la cima e ai sacerdoti di celebrarvi i riti.
Comincio la scala, qui il primo gradino e così via. E qui va il quarto. 1, 2, 3, 4. Usano tecniche tradizionali per marcare balaustre e gradini, mantenendoli a livello, come avrebbero fatto gli Aztechi. Sono sicuro che usassero dei fili, probabilmente fibre naturali ricavate dall'agave o da altri vegetali. La costruzione dei gradini richiede una precisione assoluta. Le pietre devono essere scolpite non su un lato, bensì su due. E gli scalini devono essere perfettamente simmetrici. Per quanto riguarda le scalinate, la difficoltà è fare in modo che le balaustre e i gradini sembrino vere e proprie sculture. Se li osservi bene, devono essere assolutamente perfetti. Il lavoro è finito. Questa rivoluzionaria piramide è stata finalmente completata. Ora David e Lucas possono capire fino in fondo quanto fossero importanti queste strutture per gli Aztechi. Sono sulla cima della nostra piramide ed è una sensazione impareggiabile. Vedo la valle e ho la sensazione di essere più in alto di chiunque altro. Proprio come un sacerdote azteco intento a eseguire i riti 700 anni fa. La piramide è alta quasi 2 metri, con una base larga 5. Per costruirla sono state necessarie 5 settimane, 20 tonnellate di pietra e malta e una squadra di 12 persone. Sì, Lucas, è bellissima! Guarda qui! La malta sembra reggere benissimo. La struttura è molto solida. Sono contento di aver aggiunto anche della pietra grezza con materiale organico. È stata un'ottima idea, direi. Mi piacciono molto le pietre angolari. Sono state tagliate bene e le linee sono molto regolari lungo l'intera struttura. Sì, è geometricamente regolare. Prendere questa pietra grezza e ricavarne delle forme regolari è stata la parte più difficile. È quasi una scultura, se ci pensi. Costruendo una piramide da cima a fondo, lavorando la pietra a mano e posandola strato dopo strato per creare un capolavoro di ingegneria, la squadra ha mostrato fino a che punto il simbolismo e i rituali influenzassero ogni aspetto della vita degli Aztechi. Ho sempre ammirato gli Aztechi, ma ora, dopo questa piramide, li ammiro ancora di più. L'immensa abilità e raffinatezza degli ingegneri aztechi appare in tutto il suo splendore. Cimentarmi in questa impresa mi ha fatto capire le incredibili capacità degli aztechi e fino a che punto eccellessero nell'ingegneria. Era una civiltà straordinaria che, rispetto alle altre civiltà del mondo antico, merita tutta la nostra attenzione e ammirazione. Ogni giorno gli archeologi imparano qualcosa di nuovo sull'impero azteco. Grazie ai magnifici monumenti e agli sbalorditivi manoscritti, gli esperti stanno finalmente iniziando a ricomporre lo straordinario mondo di questo popolo. Gli Aztechi hanno trasformato una piccola isola paludosa in una delle più grandi città dell'epoca. Nel suo cuore hanno eretto una piramide straordinaria dedicata alle loro divinità più importanti. Hanno fornito alla gente cibo e acqua potabile, portandola da molto lontano. E sono vissuti e morti accanto ai popoli che avevano conquistato. Tutto questo ha creato uno degli imperi più avanzati e potenti del continente americano. Oggi, molti segreti degli Aztechi sono ancora sepolti sotto l'odierna città del Messico. Ma pezzo dopo pezzo, gli archeologi stanno riportando alla luce i misteri del passato.